momento, il pomeriggio, che ragazzi, magari... Ragazzi, vi voglio un gran bene. Non leggiamo le mail, Edo, non legge no, le mail. No, molti ci scrivono, non mi avete scritto, non mi avete letto, anche stavolta, non mi leggete mai, però guardo l'ora della mail e la mail dice 15:41, 16:42, ma scrivete entro le 13, lo diciamo sempre, entro le 13 scrivete. Perché la puntata viene registrata al termine dell'allenamento. Se no, poi, giustamente, noi siamo qua, c'è lo sportivo Angelo Moratti, magari non tutti lo sanno, è a 40 chilometri da Milano, e quindi guarda che bel esercizio che fa il buon Tiago Motta con Christian Damiano, oggi francese, mi piaceva dirlo, Christian Damiano. Aiuto, fermatelo. Possiamo ascoltare un po' di musica? Sì, che sì, meglio. Sì, sì, ho scelto io quest'oggi la canzone. Vai. È La notte dei desideri di Jovanotti. Oh mamma mia, ascolto con piacere. La notte dei desideri, perché stanotte si sogna facce le facce in altre plete. Dove sei andato? Mi passi l'influenza, questo è... Questo è il grande desiderio del signor Montani. Avrete sentito in settimana la mia voce che peggiorava giorno dopo giorno. Puoi prendere l'attacco per me in diretta? Non so, ho fatto che pubblicità brutto, alla medicina. Non si può fare, ma sarà un marchio registrato, sì. Secondo me sì, vabbè. Vabbè, un generico, dai, un generico. Un generico per far passare i malanni di stagione che hanno colpito il nostro... Oggi fa freddo, tra l'altro. Roberto Monzani, fa freddo, copriamoci, copritevi. Questo è il messaggio che diamo. Noi ci colleghiamo, a proposito di coprirsi, anzi ci scopriremo, credo, caro Federico, con il competitor di Alessandro Villa, perché commenta, fa le cronache della primavera, ma non solo, in realtà si occupa di Ligue 1, in realtà, povero Federico Casotti, lui fa tipo 5 telecronache al weekend, se non 6, per Sport Italia, a cui diamo benvenuto. Ciao Federico! Ciao a tutti, voi parlavate insomma di freddo, vengo da Monza Benevento di Lega Pro e vi assicuro fa molto freddo. È una delle tue 15 telecronache settimanali? È solo la prima però, oggi ho fatto la fiacca. Hai iniziato ufficialmente quindi il tuo lungo weekend? Esatto, esattamente. Senti, cosa ci dici del Marsiglia, Federico? Svelaci qualche anche segreto, insomma, chi lo segue... Così. Diciamo che è andata bene all'Inter, iniziamo col dire questo, perché comunque il fatto di pescare una squadra come il Marsiglia, che in questo momento non sta attraversando affatto un buon momento in campionato, e rispetto all'Inter non ha nemmeno la speranza di ritrovare i suoi giocatori di maggiore talento in forma a gennaio. È una sfida che deve intervenire pesantemente sul mercato a gennaio, soprattutto in avanti. Ricordiamo insomma quello che è stato un po' il giallo dell'ultimo giorno di mercato, il fatto di Amauri che non è riuscito a chiarificare il Marsiglia ed è rimasto a Torino. Ecco, il fatto che il Marsiglia avesse cercato un giocatore del tipo di Amauri, un centravanti, dà l'idea insomma di una squadra alla quale comunque in questa prima parte di stagione è mancato qualcosa. Paradossalmente più in campionato che in Champions League, dove alla fine la qualificazione è arrivata magari in maniera un po' drammatica a Dortmund, ma comunque brillante. Il rendimento in campionato è stato nettamente più negativo, ma proprio come complesso di squadra. Tra l'altro Amauri era utile, credo, al gioco di Deschamps per dare un po' di peso all'attacco, che è un po' quello che viene considerato, come dire, il difetto di questa squadra, avere poca incisività sotto porta. Con un Valbuena che è un centrocampista di grandissimo talento, che a volte ha delle giocate geniali, a volte invece vivacchia un po', poi i due giovani figli di Abedi Pelé che insomma sono... Ma sono così forti? Ma sono... Allora, dipende come vanno inquadrati. Il Marsiglia gioca con il 4-2-3-1, loro fondamentalmente perché come esterni di attacco siamo alla Thierry Henry, tanto per capirci. Sono dei giocatori con dell'ottima tecnica, grande talento e grande velocità anche nel cambio di passo. Il problema è che a volte Deschamps, soprattutto il più piccolo, lo impiega come centravanti. E a mio parere non è che renda al meglio, ma i numeri parlano i numeri. Cioè, Jordan Ayew ha fatto 4-5 gol in campionato in due stagioni e mezzo, che non sono proprio una media da centravanti. Certo. È un Marsiglia che, come dite giustamente voi, ha un attacco un po' troppo leggerino. I due fastidi di Abedi Pelé non sono proprio dei colossi. Valbuena è il giocatore più basso della Ligue 1, è alto 1,63. Insomma, stiamo parlando di giocatori veramente piccolini. L'unico con un certo fisico è Rémy, che è giocare anche uno degli attaccanti titolari della Francia di Laurent Blanc.
ed è lui probabilmente, almeno per quello che è l'immaginario del calcio francese, è il giocatore che più ricorda, fatte le dovute proporzioni, Thierry Henry. È ovvio che il paragone impegnativo, per capire, perché questo è un ragazzo comunque di 23-24 anni, bisogna anche ricordare a che punto è Henry a quell'età. È un giocatore comunque di prospettive interessanti ed è soprattutto il giocatore che segna di più. Sì, di possibilità di vedere a Mauri a gennaio trasferirsi in Francia, così almeno sarà contento Marotta che ci ha provato in ogni maniera. Guarda, mi spiace deludervi, perché noto una leggera ironia nella vostra domanda, ma Deschamps ha detto cerchiamo un attaccante, perché cercano un attaccante, ma tutti meno a Mauri, se lo sono abbastanza legato al dito. Ah, ecco. Dopo quello che è successo ad agosto. Ci avrà anche ragione, no? Come dire. Direi proprio, anche perché oggettivamente l'offerta del Marsiglia di agosto era un'offerta importante, cioè il Marsiglia comunque serviva un centravanti non solo per il campionato ma anche chiaramente per la Champions. Avevano cercato anche Gilardino ad esempio, che è un altro giocatore che forse potrebbe ritornare utile, visto che comunque non ha fatto le coppe quest'anno, c'è anche quel discorso dei regolamenti UEFA che chiaramente limita un po' il margine di manovra. L'impressione nel complesso è che la squadra stia lentamente riprendendo da una stagione pessima, perché in campionato era arrivata a essere ultima in classifica a un certo punto. Ma da questo punto di vista, Federico, un po' come l'Inter, volendo, perché anche l'Inter ha iniziato molto male e si sta riprendendo adesso. Sì, con la differenza che il Marsiglia ha vinto un po' meno dell'Inter negli ultimi anni. Il fatto è che è un Marsiglia che con Deschamps aveva vinto il campionato praticamente al primo colpo due anni fa. Si pensava a una crescita della squadra, all'apertura del ciclo, in realtà Deschamps, e questo è quello che mi viene veramente contestato, con due scelte di mercato non è riuscito a far fare il salto di qualità. Ci sono un po' di malumori, perché ad esempio Lucio González, che è uno dei giocatori di maggiore caratura internazionale, ha annunciato la sua intenzione di voler andare via da Marsiglia, forse già a gennaio, che però sono anche in gioco questioni personali, perché alcuni giocatori del Marsiglia sono stati vittime di rapine nelle proprie abitazioni, dunque c'è anche quell'aspetto che va poi a influire, a minare in qualche modo sulla serenità del gruppo. Si pensava ancora a ottobre-novembre, all'inizione di Deschamps, perché a un certo punto si era arrivato davvero a un punto di rottura con parte della dirigenza. In realtà Deschamps è sceso un po' più mente con spirito, perché dopo il Monaco, dopo la Juventus, sarebbero le terze divisioni della sua carriera di allenatore, e si creerebbe davvero un'immagine negativa. È riuscito quindi a mettere in carreggiata la squadra, è una squadra che al momento non ha grossissime velleità in campionato, dove effettivamente le prime tre sono troppo lontane, e allora si può fare più strada possibile il centro. Ti ringraziamo. Grazie, Federico. Grazie Federico. Buon lavoro e buone telecronache. Buon weekend. Grazie a voi, buon weekend e curatevi ovviamente, perché mi pare che insomma farà freddo. Ciao, grazie. Insomma, ne fa 150 di telecronaca a settimana. No, tra l'altro, ti sottolineo, il vice di Deschamps che avrebbe detto in un'intervista subito a caldo che è stato un sorteggio fortunato per il Marsiglia, perché l'Inter non è che la, diciamo, l'ombra della compagine di qualche anno fa. Come hai capito? Beh, lo diremo ai nostri giocatori. Adesso tutti i giorni che li incontriamo a pranzo diciamo: guarda che hanno detto che siete l'ombra. Guarda che tu sei l'ombra, Diego. Quando vediamo, guarda che sei. Poi voglio vedere se nessuno, mi dice guarda se sono l'ombra. Sei finito, guarda che sei finito, sei nessuno. Presidente, preso Juan Jesus, dice Nicola Sarti, perlomeno dicono alcuni siti internet che come al solito hanno. Lo danno per certo. Sì, che poi in realtà loro sai cosa fanno? Gli hanno i contatti con gli agenti FIFA. Gli agenti FIFA ci tengono a dare queste notizie perché sai, è un loro guadagno far parlare del proprio assistito, e quindi ti danno sempre una notizia, anche magari che è una mezza notizia e non è verificata in nessuna maniera. Guarda pensare cosa è successo con Tevez al Milan, insomma, vuol dire, era già fatta e poi improvvisamente scopre che c'è l'offerta del City, poi l'offerta della Juventus, tra l'altro c'è un account di Twitter che si chiama Melodici Tu. Se lo seguite, dà sempre delle indiscrezioni senza citare le persone. Cioè diceva un dirigente di una squadra italiana ha chiamato il direttore di un giornale sportivo per dirgli di non pubblicare la notizia su un acquisto già fatto. E c'è chi giura che i due
XY siano Marotta, il dirigente e il direttore della Gazzetta. Però c'è chi dice. Noi non, o è Corriere dello Sport, non so quale dei due direttori. Comunque il tema era Tevez alla Juve, pare che andrà, nessuno lo sa, insomma pare che alla fine... Me lo dici tu, Twitter, è una cosa curiosa, io intanto lo seguo, poi magari alcune saranno anche delle boiate, però... la prego presidente, ci faccia il regalo di Natale, formazione con Edu Vargas, Giulio, Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo o Juan, Zanetti o Diecchio, Cambiasso, Thiago, Kučka, Snyder, Pazzini, Forlan, aspetta, ti giochiamo allora dunque facciamo, la difesa c'è, io. La difesa c'è. Dimmi, poi c'è Giulio, Maicon, Lucio, Samuel e Nagatomo. Poi c'è Zanetti e Cambiasso con alternative di Chi e Thiago. Quindi Pupi e Cambiasso, che abbiamo le alternative con Thiago e Dechi, giusto? Kučka. Poi Schneider con alternativa Vargas e Pazzini Forlan. Ha deciso Nico. Cioè Pazzini Forlan, giusto? Sì, Schneider, trequartista Schneider o Vargas, e poi c'è ancora un posto. E Kučka lo mette qua in mezzo nel caso. Sì, Kučka, davanti alla difesa. Thiago e Kučka. Io credo che Kučka lavori meglio da interno, a dirla tutta, però. Questa è la formazione che ci propone. Nico. Carissima redazione di Interchannel, sono Michela Lazzanettina Bolognese, scrivo per augurare buone feste a voi e al nostro mitico canale, che ormai considero un po' come la mia famiglia. Inoltre vorrei fare in bocca al lupo alla squadra per il sorteggio. Chissà, domani scrivici Michela, così ci dici cosa ne pensi. Anzi lunedì o domani, insomma, poi lunedì ti leggeremo. Le auguro un buon Natale, un felice anno nuovo. Scusate, anche al nostro amato presidente, alla sua famiglia, alla nostra mitica squadra, che l'anno... nuovo possa portare successi e vittorie. Forza per domenica a Cesena, io nella rimonta ci credo, un bacione a tutti voi. Ringraziamo, possiamo ringraziare anche tutti gli amici che ci stanno mandando i messaggi di auguri, sì, in poste, vari interclub, c'è l'interclub di Castellammare di Stabia, ci ha scritto una bellissima cartolina con Babbo Natale, da parte del presidente, consiglio direttivo, i soci, giù e mula, letto stampa. Ringraziamo veramente tutti gli amici degli interclub calorosi che ci stanno scrivendo, ovviamente ricambiamo di cuore questi auguri, sperando che sia un 2012 fantastico. Carissimo Giulio. Orlando ha scritto la letterina. Sì, l'ha scritta la letterina. Dice che vuole... Cos'è che vuole? Una palla azzurra. E poi vuole un puzzle. Lui dice sempre un puzzle, quando non sa cosa vuole un puzzle. Cosa voglio? Un puzzle. E poi dice, quando arriva Babbo Natale? E dico, preparati, che si avvicina il Natale. Quando avrò un mezza giornata di ferie, credo che andrò a fare degli acquisti. Credo che Babbo Natale si, come dire, si, non lo diciamo, bambini, ascolta, Babbo Natale esiste. Vero. Per quello bisogna scrivere le letterine, anch'io l'ho scritta. Sì. Come al solito non mi arriverà. Una borsa di Hermès. più o meno. Non si può fare pubblicità, no, scusate. No, è un generico di Hermès. No, quest'anno ho puntato su un altro. C'è il generico. Ma no, cioè, va bene. Censurati questo fine settimana. Assolutamente. E niente, a questo punto io direi, prima di chiamare riusciamo Angelo, ad avere al telefono l'amico Angelo. Andiamo a ascoltarci l'intervista del presidente, se possibile. Sì. Dottor Secchi, possiamo ascoltare l'intervista del presidente? Dottor Secchi? Lei che è un'autorità in quella stanza. Ascoltiamo l'intervista del presidente, così almeno torniamo su quello che sono stati i temi toccati dal dottor Maratti ieri sera, visto che alcuni, insomma, coincidono. Vediamo.